È un irregolare con precedenti, già arrestato lo scorso anno, il topo d'auto che prendeva di mira le auto a Chiesa Nuova, di nuovo arrestato. La stagione delle piogge avrebbe le ore contate, secondo Trebimeteo da mercoledì arrivano l'anticiclone e l'estate. Big, migliaia di persone in castello a Brescia per l'edizione 2024 di Brescia Coscom, abbiamo incontrato Riccardo Suarez. L'Atlantide Pallavolo Brescia inizia a svelare il mercato per la nuova stagione e c'è la riconferma di Alex Erati. Star Brixia, agente per Findomestic Banca. Contattaci all'800 14 55 39. Buonasera dalla telegiornale, buon sabato con la cronaca in primo piano, come avete sentito dai titoli, ed è stato preso il ladro a Chiesa Nuova, ne avevamo parlato, molti erano stati gli cittadini che avevano segnalato più volte una serie di furti all'interno delle auto nel quartiere, è stata rafforzata la vigilanza da parte della questura di Brescia, poi l'intervento di una volante su segnalazione però di un abitante, vediamo. Arrestato in flagranza di reato proprio mentre stava danneggiando e rovistando all'interno di auto in sosta nelle vie del quartiere Chiesa Nuova. Il ladro è un uomo risultato irregolare sul territorio nazionale con numerosi precedenti, già arrestato due volte per furti, rapine, consumate e tentate, porto di armi improprie e minacce. Era già stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria lo scorso anno. Ora per lui è scattato il divieto di dimora in Lombardia. Il quartiere di Chiesa Nuova da qualche settimana è particolarmente attenzionato dalla polizia dopo la segnalazione di molti cittadini di numerosi furti in autovetture parcheggiate di notte. In questo caso l'intervento della squadra volante è scaturito dalla segnalazione di un residente che dal proprio balcone aveva notato un uomo rubare all'interno della propria auto e danneggiare diversi veicoli in sosta per rubare quello che era contenuto e spostarsi poi in un parcheggio pubblico a poche decine di metri. Le volanti giunte sul posto in pochi minuti, proprio perché impegnate nel pattugliamento del quartiere Chiesa Nuova, hanno intercettato l'uomo mentre era affacciato all'interno di una monovolume con i cristalli infranti. Il ladro ha tentato la fuga, ma invano. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire quattro coltelli svizzeri multiuso, un coltello metallico multiuso, una pinza con custodia in tessuto, oltre a diversi oggetti high-tech rubati dai veicoli in sosta poco prima. Voltiamo pagina, parliamo del meteo, finalmente dovrebbe essere alla fine la stagione delle piogge, se così vogliamo definirla. Domani ancora una giornata instabile dove potrebbe essere pioggia, così come l'inizio di settimana, ma da mercoledì, secondo Trebimeteo, dovrebbe arrivare l'estate. Sentiamo. Nel corso di domenica nuovi temporali si riattiveranno al centro-sud e verso la sera anche il nord-est. Possiamo notare come lunedì difatti ancora un'ondulazione in quota determinerà dei temporali su alcune zone dell'Italia, soprattutto il centro-sud e le regioni nord-orientali. Ma ci sono notizie, spiragli positivi per chi tanto attende l'estate. Ecco qui tra mercoledì, giovedì e venerdì un campo di alta pressione subtropicale che dovrebbe impossessarsi del Mediterraneo e dell'Italia. E quindi da mercoledì belle giornate assolate e soprattutto con temperature estive. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app di Trebimeteo. E rimaniamo a parlare in qualche modo del tempo, perché il bel tempo potrebbe favorire, dopo aver insomma rinviato almeno di una settimana l'inaugurazione della stagione estiva di Sassabaneck, il Lido sul Lago di Iseo, ora tutto è pronto, confidando ovviamente nel bel tempo. Sindaco, parte la seconda stagione particolarmente strutturata della seconda vita di Sassabaneck, possiamo chiamarla così? Esattamente, accolto in pieno quello che è lo spirito della nuova gestione Sassabaneck, che è una razionalizzazione che sta dando dei grossi frutti sia dal punto di vista delle presenze e poi soprattutto è diventata veramente la spiaggia degli iseani, perché come sapete in certi mesi dell'anno l'entrata è assolutamente gratuita, perciò si sposa l'aspetto turistico con l'aspetto dell'usufrutto da parte dei nostri cittadini. L'amministrazione comunale l'ha comprato, lei però è la mente di questa idea. Io ho fatto la richiesta, ho provato perché già negli anni scorsi abbiamo messo a posto la zona lago per la canoa, la barca vela e le altre attività, ho detto perché non concludere, però metterci
anche le piscine, visto che ne abbiamo tre meravigliose, e quindi dare la possibilità anche alle persone con varie disabilità motorie o meno di poter entrare in acqua. Quindi ho fatto questa richiesta e devo dire che il comune ha accettato e ha comperato, appunto, per dando l'ok a me e a Sasabanec, questo sollevatore per mettere le persone in acqua, quindi sono molto contenta di questo. Certo che quest'anno il tempo ha fatto soffrire molto, però adesso la stagione è aperta per Sasabanec. Allora, speriamo, infatti da oggi sembrerebbe che parta finalmente il bel tempo, oggi è una giornata stupenda e dovrebbe essere così tutti i giorni. Abbiamo aperto il 18 di maggio come Lido, chiuderemo l'8 di settembre. E anche quest'anno, come la scorsa stagione, ci saranno tante attività sportive in on, e proprio in collaborazione con l'associazione che si trova all'interno del Lido, che si chiama la TLS, dove fanno corsi di SUP, canoa, corsi di nuoto, di windsurf. Quest'anno poi collaboreranno anche con il comune per corsi di canoa, dedicata a tutti, gratuiti, proprio per l'avviamento a questo sport. E adesso torniamo alla cronaca con una notizia che ha trovato conferma proprio in questi minuti: un altro incidente stradale, un'altra vittima sulle strade. È successo a Dossimo intorno alle 4 di oggi pomeriggio. Ancora frammentarie sono le informazioni. Sappiamo che la vittima è un ragazzo di 27 anni, sappiamo che era in moto, si è scontrato violentemente contro un'auto. I dettagli tra poco sul nostro giornale online. Adesso invece le altre notizie del giornale, qualcosa di decisamente più allegro, perché parliamo di cosplay e comics, che è in corso da oggi e proseguirà per tutta la giornata di domani in Castello a Brescia. Migliaia di persone, tanti big di questa comunità. Almeno per il primo giorno siamo baciati dal sole, abbiamo qua migliaia di persone. Diciamo che abbiamo un evento che ormai sta diventando un classico, lo stiamo sdoganando su Brescia, lo vediamo dalle presenze che sono ben visibili, dagli ospiti che abbiamo quest'anno di una caratura ormai internazionale. Abbiamo comunque tanti standisti e un'ampia scelta, un mondo, una famiglia, un popolo che si unisce in nome dei cosplayer e di un mondo dei fumetti e del comics che è fantastico. Piacere, Vincent Van Gogh. E che cosa fai? Sono qui ad ammirare tutto questo bellissimo paesaggio, tutto questo colore, questo verde e questo castello fantastico. Van Gogh è uno dei personaggi, dei cosplayer più conosciuti a livello italiano, mi dicono. E a livello italiano che cosa sta facendo? A livello italiano sto portando avanti la divulgazione della vita di Van Gogh, del personaggio di Van Gogh, che alcuni conoscono e alcuni stanno approfondendo. E parallelamente sto portando avanti anche un progetto di pittura impressionistica dedicata a Van Gogh per condividerla con tutti gli appassionati d'arte e di cosplay. Noi siamo il gruppo di The Winds of Winter, siamo il gruppo a tema Game of Thrones e House of the Dragon. Siamo nati nel 2017 e come potete vedere alle mie spalle abbiamo il nostro stand con tutte le varie scenografie delle due serie TV create dal nostro Vasco Santuccio. E arriviamo un po' da tutta Italia, da nord a sud, e siamo un gruppo di amici, appunto, che siamo appassionati di questa grande serie TV. Io so che questa coda e queste persone che sono qua, come le fiere a cui sto partecipando nell'ultimo periodo, sono la presentazione dell'amore per il lavoro che abbiamo fatto, quindi è solo un riscontro del pubblico per quello che abbiamo dato e ci stanno restituendo il loro amore, quindi io sono qua per parlare, per conoscerli, mi fa solo che piacere. Cosa ti chiedono? Mi chiedono tante cose, mi parlano dei loro sogni, di che cosa vogliono fare loro nella vita, e di che cosa gli ha ispirato la serie, la nostra interpretazione. Ci danno un riscontro proprio personale ed emotivo, è bellissimo. Parliamo di economia, ora parliamo di case a Brescia, e il portale Idealista ha stilato una classifica che vede gli appartamenti messi in affitto, messi appunto sul mercato, essere praticamente assegnati nell'arco di 24 ore, quindi sul mercato un appartamento in affitto rimane meno di una giornata. A Brescia è il 36%.
Il 36% delle case in affitto a Brescia rimane sul mercato meno di un giorno, numeri che danno l'idea della fame di case che caratterizza la nostra provincia. I dati sono del portale Idealista e si riferiscono al primo trimestre del 2024. Brescia, in questa classifica nazionale, si posiziona al quarto posto dopo Rimini e Ascoli Piceno, dove il 40% delle case messe in affitto rimane disponibile meno di 24 ore, segue Monza con il 37% e poi Brescia. Stando ai dati del portale, il 17% delle case affittate tramite Idealista durante il primo trimestre del 2024 è rimasta sul mercato meno di 24 ore, un record, e questa percentuale è superiore a quella del primo trimestre dello scorso anno quando raggiunse il 15%. Negli ultimi 12 mesi il fenomeno degli affitti express ha visto una crescita significativa in 39 capoluoghi italiani, diventando una tendenza sempre più rilevante. Al contrario, in 35 città si è registrato un calo, mentre 16 centri, per lo più piccoli, sono rimasti estranei a questa dinamica. La politica ora con Laura Castelletti, che ha tracciato il bilancio del suo primo anno e con tutto ciò che ha caratterizzato appunto questi primi 365 giorni, ma forse la curiosità è che ha svelato che il suo è un progetto decennale, quindi che prevederebbe due mandati. Ci siamo focalizzati molto sul tema ambientale perché la richiesta di risposte che venivano dalla cittadinanza, che vengono dai cittadini, sono molto forti e importanti da questo punto di vista. La proiezione del tram, finalmente abbiamo dato il via, quindi a una mobilità sostenibile. Presto presenteremo anche il secondo tratto, quindi non solo ovest centro della città, ma anche dal centro verso l'area ovest. Abbiamo lavorato molto sul tema alberature e piantumazione, quasi 1000 alberi in più ogni mese, che sono un significativo abbraccio verde alla città che stiamo disegnando insieme appunto al PLIS. È importante anche il lavoro fatto sul camino, quindi il tema dei fumi del termoutilizzatore, che hanno dato un'efficienza del 98%. È importante gli obiettivi che ci siamo dati con la capitale della cultura, perché in questo anno abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria che vogliamo mettere a sistema sia dal punto di vista culturale che turistico. Il piano che lei ha illustrato oggi è di lungo respiro, quindi va oltre i 5 anni, va sui 10 anni. Io credo che ogni sindaco e ogni amministrazione abbia il dovere di immaginare, avere una visione strategica della città che non può soddisfare solo i bisogni dell'immediato. Dobbiamo immaginare la Brescia a medio e lungo termine, e quindi 10 anni, ma anche 20 anni, devono essere immaginati per poter crescere in equilibrio tra quella competitività e quella solidarietà della quale siamo capaci. Rimaniamo in tema politico perché sapete, 8-9 giugno si vota, a Brescia votano 144 comuni per rinnovare le amministrazioni, quindi per rinnovare il primo cittadino, ma ci sono ovviamente le elezioni europee. C'è stato in queste ore l'appello di Confartigianato con il presidente Massetti, che ha chiesto ai candidati di occuparsi delle piccole e medie imprese. Un'Europa che non sia matrigna ma che sia madre veramente, in questo caso di tutte le imprese, imprese che hanno assolutamente bisogno di serietà da parte della politica, sia nazionale che europea, un'Europa che difenda a spada tratto un mercato che è composto soprattutto da piccole imprese, che è composto in questo caso da Made in Italy, che ci è invidiato in tutto il mondo, ma noi chiediamo soprattutto alla politica, ai candidati, in questo caso delle elezioni europee, che ci sia più Italia in Europa. Noi abbiamo bisogno di politici seri che siedano sullo scranno europeo, che difendano a spada tratta gli interessi dell'Italia, che difendano a spada tratta quelle che sono le peculiarità del nostro mercato, delle nostre imprese, che purtroppo oggi non sono difese nel modo giusto. Pensiamo ai bandi, i bandi su misura, i bandi per i piccoli. Si fanno dei bandi con un sacco di miliardi di risorse a disposizione, gran parte di queste non vengono utilizzate, ma perché? Perché si legifera per i grandi e non per i piccoli. C'è da dire che proprio per queste ragioni, insomma, la fiducia c'è, però in calo nelle imprese artigiane. Sì, cala quando non ci sono le risposte, non ci sono le risposte alle richieste,
cala quando non ci sono le risposte da parte dei politici che hanno promesso un sacco di cose, di iniziative e di risorse che in realtà non sono mai arrivate, non ci hanno nemmeno provato a portarle. Ma il tema vero è che non vogliamo le risorse fine a se stesse, le risorse noi abbiamo bisogno per essere più competitivi, per sviluppare le nostre imprese e per cercare sul mercato le persone valide che purtroppo non ci sono ed investire sulla formazione. Noi vogliamo fare questo. Dell'Europa noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di un'Europa che venga a porre delle regole e dall'altra parte non ci porta le risorse. E adesso voltiamo pagina, parliamo delle cene di quartiere. I CDQ si sono appena rinnovati, ma ovviamente già l'organizzazione era in corso. Tornano quindi le cene nei quartieri, organizzate dai consigli di quartiere. Sono 13 in totale per il momento, 18 scusate, in totale per il momento, e si partirà invece il 13 di giugno. Un meccanismo ben rodato che negli anni ha saputo coinvolgere anche le zone meno centrali della città e soprattutto le loro comunità. Tornano anche per l'estate 2024 le cene di quartiere, 18 appuntamenti da metà giugno a metà settembre, fra l'immancabile buon cibo, l'intrattenimento e ovviamente la musica. Così anche luoghi che solitamente non vengono sfruttati in questo modo si trasformano in perfetti punti di ritrovo. Piazzette, giardini e simili si animano per qualche ora di spensieratezza. La semplice formula della cena, servita tra le 19 e le 20:45, diviene un'occasione per il quartiere di trovarsi e conoscersi. È un'opportunità anche per le persone sole, spesso anziane, che così riescono a intrecciare qualche nuovo legame. Si parte giovedì 13 giugno al Parco Peschetto del quartiere Don Bosco e poi cena dopo cena si attraverserà tutta la città fino all'ultimo appuntamento a San Polo Cimabue il 13 settembre. Parlando di cene, invece, è molto di moda, visto che ci avviciniamo all'estate, il fatto di mettersi a dieta, ma è molto di moda in particolare la dieta del digiuno. Abbiamo chiesto al dietista se è il caso di seguire questa strada. Prima delle vacanze perché così mi preparo, oppure dopo perché mi sento in colpa perché non l'ho fatto prima. In realtà è importantissima la definizione di dietista, che al suo interno non prevede la parola mago o maga o ok, cioè ecco, quindi è nemmeno miracoli, i miracoli non li fate, esatto, i miracoli non abbiamo ancora imparato. Diciamo che è sempre raccomandabile acquisire uno stile di vita sano più che puntare alla perdita di peso o alla variazione della propria composizione corporea in poco tempo. Ecco, ricordiamoci sempre che queste variazioni repentine per il nostro corpo non sono sane e quindi poi ci fanno pagare gli interessi. Il digiuno, che sembra così tanto di moda in questo periodo, allora, funziona? Cioè, allora, è una strada per seguire o lasciate perdere? Allora, io ringrazio davvero per questa domanda perché è proprio di attualità. Il digiuno, in particolar modo il digiuno intermittente o queste diete che mimano il digiuno, attualmente non hanno un fondamento scientifico e tutte le associazioni scientifiche di riferimento, compreso il Ministero della Salute, sconsigliano la loro applicazione. Diciamo perché possono anche risultare pericolose. Spesso queste diete sono scelte da persone che hanno avuto una storia di malattia, ad esempio patologie oncologiche o patologie croniche, e vengono vendute, consigliate come la nuova soluzione, come la nuova frontiera dell'alimentazione. In realtà non hanno un fondamento scientifico tale da poter essere applicato in sicurezza. Ci fermiamo pochi istanti e poi c'è lo sport, rimanete con noi. Vuoi vedere le trasferte del Brescia per i prossimi 3 mesi? Vieni negli store Brescia Calcio, acquista un qualsiasi prodotto dello store e ricevi subito 3 mesi di abbonamento Sky. Ti aspettano tutte le partite in trasferta della nostra squadra del cuore. È un'iniziativa Brescia Store di via 10 Giornate 85, via Solferino 51 e all'interno di Obi Elettronica in via Genova 4.
Buonasera agli amici sportivi, parliamo di pallavolo questa sera perché l'Atlantide Pallavolo Brescia, ovvero la Consoli Sferche Centrale, sta cominciando a pensare ovviamente al campionato 2024-2025 per quanto riguarda il roster. E allora andiamo sul nostro giornale online, livebrescia.tv, e vediamo. E vedete appunto la prima conferma, Alex Erati che rimane a Brescia. Alex Erati è uno dei big, insomma, dell'Atlantide Pallavolo Brescia, 30 anni ancora a compiere, 202 centimetri. Alex Erati tra regular season e playoff ha messo a terra 228 palloni, di cui 79 muri, ma sono soli 7 gli errori e 12 blocchi subiti in 28 incontri a consacrarlo tra i big senz'altro della categoria. Quindi la prima conferma è quella di Erati in casa. Atlantide Pallavolo Brescia, avevamo raccontato invece delle 6 uscite, e nei prossimi giorni vedremo come procederà il mercato appunto con l'Atlantide. Mi fermo qui con questa edizione del nostro giornale, vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, è livebrescia.tv, sul quale trovate come sempre anche la diretta del nostro canale 181 del Digitale Terrestre, 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. E vi ricordo come sempre che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi in tempo reale anche sul vostro telefonino, scaricando l'app di Live, oppure con i nostri canali WhatsApp e Telegram e i profili Instagram e Facebook. Grazie per averci scelto anche stasera, buona serata e naturalmente buona domenica.